Mamma! 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 Cos'è l'attore, hai detto? Una via di mezzo tra un sacerdote e una prostituta, ed è una sensazione molto piacevole di cui ringrazio il Dio. Sì, credo che il teatro è proprio vero, sì. Il teatro è... beh, è un'arte ambigua. Non c'è grande teatro in cui non ci sia una ambiguità, una conciliazione continua degli opposti. Ho spesso parlato di piccoli miracoli laici che avvengono in scena. Io il teatro l'ho visto sempre così. Un attore, infatti, totalmente sano di mente, mi è sempre parso un paradosso inaccettabile. Questo non per fare i romantici in ritardo, ma proprio perché credo che sia in contraddizione con questa presenza un po' magica in un luogo assurdo come un palcoscenico. Tu quando hai scoperto questa follia? Ma me l'hanno fatta scoprire piano piano. Devo dire che prima di me l'aveva scoperta mia madre, che Dio l'abbia in gloria. Io poi mi sono vendicato perché a 61 anni l'ho fatta debuttare in un ruolo di madre in cui era già quasi troppo esperta da dove qual era la pièce? Insomma, io studiavo... La pièce qual era? Eh? Okay. La pièce era una pièce di Squarzina, Tre quarti di luna. E lei, niente, era pronta, si buttò. E infatti io studiavo legge, non sapevo bene, volevo scrivere soprattutto, ecco. Ero timido così, e mia madre mi disse, ma frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica. Io non sapevo nemmeno che era, non andavo a teatro, andavo a vedere le partite di calcio ogni domenica con mio padre. Sono andato così e poi ci sono rimasto invischiato. Va bene, non si cambia, quello che è dato e non si sputa sul piatto. Però credo, seriamente, di avere anche pagato questa piccola o grande violenza che feci allora sulla mia natura, che questo sia il prezzo che ho pagato in alcuni periodi un po' difficili o tormentati che ho avuto recentemente, che spero siano finiti. Sto bene, adesso sto bene. Per un 5 minuti ti garantisco. E Heinrich, papà com'era? Papà era di una simpatia travolgente. Naturalmente è morto nell'età più dolorosa, ma anche più poetica, in cui un figlio può perdere un padre. Io avevo 14 anni e lui era proprio simpatico perché era sportivo, era molto più semplice di me e di mia madre. Era un ingegnere, intelligente così, ma non complicato. Giocava a pallone con me fino a poco prima di andarsene, facevamo le gite in bicicletta. Ho ricordi tutti belli e naturalmente l'ho mitizzato. E infatti da questo è derivato il fatto che il sentimento che ho sempre privilegiato, amato di più, mi ha dato più sensazioni nel teatro e anche nel cinema, è il rapporto padre-figlio. Che va da Amleto a Oreste a Edipo a Fabulazione di Pasolini, eccetera, eccetera. Fino alla famiglia? Fino alla famiglia, certo, lì c'erano tanti, figli e nipoti. Io adesso sono anche, come si chiama? Bisnonno. Bisnonno. E non escludo... di diventare trisnonno. Trisavolo, mi piacerebbe. Una volta hai detto, le donne di casa si sposano presto. Sì, sì, sono molto precoci. E io ho una nipotina di 10 anni, mi pare, molto sveglia, quindi insomma se si sbriga faccio un salto e diventi facciamo una grande festa a cui sarai uno dei primi invitati. Ed è la figlia di tua nipote? È la figlia di mia nipote, cioè della figlia di Paola. Di Paola, sì. Dunque, a te piace fare l'analisi di te stesso spesso anche nei tuoi scritti? Ma si fa vede. fa bene, è una specie di bagno di autoanalisi gratuita, piacevole e credo utile per la salute. Ripensando per esempio al funerale di tuo padre, col solito anticonformismo che ti contraddistingue, hai detto: io divenni in quel giorno un attore virtuale, inconsciamente mi consacrai tale per sempre durante la cerimonia del funerale. È vero, sembra un po' macabro, ma invece no, una cosa dolcissima che avvenne, perché io ero molto colpito, sentivo che il dolore era quasi intollerabile. E allora in qualche modo, ecco, riuscii a spostare la cosa e mi vidi come un protagonista di un rito drammatico e triste. E io piango quando penso a mio padre tuttora, non è che il sentimento è cessato, però l'ho, come dire, impastato col gioco della memoria, della fantasia, della simpatia. E così è più tollerabile. Ancora adesso quando devo piangere
in scena, io ritiro fuori dalla mia memoria certi momenti con mio padre e le lacrime sgorgano anche in un cuore duro come il mio. Beh, cuore duro, tu hai detto sono un falso antipatico, insomma io sembro cattivissimo ma dentro sono molto buono. Sì, sono una mammoletta, questo è una delle poche cose che ho capito nella maturità, cioè che l'immagine pubblica che io ho sempre avuto, no, di un uomo molto sicuro di sé, eccetera, è totalmente falsa. Io sono fragile come una mammoletta, come una vergine. Però questo ce l'hai rivelato in maturità. Sì, beh, perché non è facile capirlo, capirsi. E invece adesso lo so e per fortuna sia mia moglie sia i miei figli mi proteggono tenacemente. Ecco, io infatti in questa occasione, fra l'altro celebro per la millesima, ma questa sarà la volta buona, un rito, cioè non fumerò. Ho smesso di fumare perché mi sorvegliano, mi levano le sigarette, giustamente, e mio figlio Jacopo vedrà la trasmissione e così gli altri. E gli dimostrerai che hai carattere. Che ho un po' di carattere, sì, così marginale. Dunque, l'Accademia d'Arte Drammatica nel 1900? Dunque, l'ho fatta nel 41-42, due anni. Poi debuttai a Milano, nella Nemica di Nicodemi, con una vecchia attrice, Alda Borelli, che faceva una rantrè. E lì successe che il protagonista maschile, giovane, prima attore giovane della pièce, era Agus, Gianni Agus, il quale a un certo punto litigò, lui diceva litigai, delle incomprensioni. Io ho sempre detto, e credo tuttora, che avesse dato un cazzotto alla Borelli. E insomma, fu cacciato via. E allora vennero di corsa a Roma, chiesero ad Amico, a Silvio D'Amico, cioè avete un allievo un po' pronto a imparare in due giorni la parte. E allora indicarono me, io viaggiai e debuttai felicemente, ero sicuramente grezzo. Però, insomma, andò bene, soprattutto ho sempre pensato perché portavo, non avendo uno smoking né soldi, portai uno smoking di mio padre che mi stava un po' loffio. E questo suscitò una grande tenerezza, soprattutto nelle spettatrici di mezza età. È cominciato così, con molta fortuna. Io mi riconosco qualche qualità, ma sempre aiutata da un eccesso immeritato di fortuna. All'Accademia avevi avuto Wanda Capodaglio come... Come no. Visto nel ricordo. Libro c'è una foto con dedica. Sì, le ho voluto molto bene, lei mi voleva bene, e fu proprio una... come del resto anche Mario Pelusini, che era l'insegnante di dizione poetica e che certo mi ha aiutato a far crescere questo amore per il verso proprio, perché lo conosceva bene, lo strutturava bene, ecco. E anche quel controllo incredibile che tu hai di tutto il tuo corpo e del tuo viso? Ma insomma, sai, questo è... ci ho anche lavorato molto, Ho lavorato molto e poi quando l'ho raggiunto abbastanza precocemente come tecnica, ho avuto fortuna anche in questo, dopo 4 anni ho formato la mia prima compagnia, ho cominciato a scegliere quello che volevo fare, è un privilegio. Tutto questo per Tigna, poi dopo però è cominciato il lavoro più difficile per tutti, cioè di nascondere la tua bravura. E questo è molto complicato. E io in questo un po' il cinema mi ha aiutato, perché il cinema ti obbliga a semplificare, insomma, no? Io facevo già allora i testi classici che irrigidiscono un po', per trovare, ecco, diciamo, la semplicità, la disinvoltura ci è voluto molto tempo e credo adesso, prima di tirare le cuoia, di essere un veicolo di comunicazione migliore. Ecco. Vi vuoi dare un esempio di 3 righe di un'interpretazione classica irrigidita? Beh, ma sai, mi hanno imitato molto, insomma, in genere si impettiscono e io mi impettivo un po', sì. Che anche con Amleto, insomma, no? Essere, non essere. Se tu invece dici, proprio ci pensi e dici, lo so, essere o non essere, è diverso. Io quando sento i miei dischi, perché questo l'ho fatto da tanti dischi, mi raggriccio un po', insomma, mi preferisco adesso, francamente. Poi ho avuto un'altra
prova di quanto la maturità, se tu lavori un po' su te stesso, possa servire, perché io ho fatto due Otello. Il primo, ed è forse la cosa che ho amato di più come personaggio, il primo era quello del 58, famoso e di grandissimo successo, con Salvo Randone. Ci alternavamo nel party, fu insomma un evento importante. Ma ero troppo giovane, non potevo fare Otello perché ero troppo giovane. Otello parla una decina di volte durante il dramma della sua età, dice sono uno che ormai scende la collina degli anni. E l'ho fatto infatti 10 anni fa, cioè ampiamente maturo, e sicuramente era più commovente. Senti, io lo sapevo, e quell'Otello di Randone sono andato a pescarlo in Cineteca. Bene, ma anche quello era bello, poi Randone lo ricordo con un enorme piacere, perché si sviluppò un'amicizia, ho imparato molto da lui. Era un attore, era forse la più bella voce teatrale che io abbia mai sentito nella mia vita. Migliore della tua? Ed era, conosce la mia, è una voce molto articolata, ma la sua era più bella e anche più potente. Infatti io quando facevo Otello finivo proprio sbranato, lui tranquillo. Ma però lui preferiva Iago, infatti alla fine abbiamo deciso, lui faceva Iago e io facevo Otello. Ancora una volta i miei omaggi, signore. Costui certo ha visto e sa più di quanto non dice. Egli conosce profondamente l'animo umano. Oh, se io dovessi avere le prove che essa è un falco selvaggio, benché i suoi lacci siano le più care corde del mio cuore, come un falconiere io la caccerei lontano da me in balia del vento all'avventura. Forse l'avrei perduta perché sono nero o perché non so parlare mollemente come un damerino, ma anche questo non conta molto. Oh, maledetto il matrimonio che ci fa considerare nostre queste tenere creature e non le loro voglie. Meglio essere un rospo e vivere nell'umidità di un sotterraneo piuttosto che dividere con altri la donna amata. Non era male, ma era troppo giovane. Infatti un critico molto acuto e che è stato un mio 34 grande... anni avevi. Eh sì, troppo pochi. Sandro De Feo era stato un mio amico e un maestro, e disse che era un Otello molto interessante, ma che aveva ancora delle rimembranze di Amleto. Quando l'ho fatto a 60 anni, allora credo che lo capivo meglio e lo semplificavo, perché è l'unica strada per tentare di maturarsi e di migliorare un po'. All'Accademia che cosa vi avevano insegnato? Qual era il corso di studi? Beh, ti ripeto, Pelosini conduceva un corso sui versi, intendiamoci, poi Pelosini aveva un gusto un po' molto d'annunziano, quindi anche bisognava scegliere poi, però molto utile. A Capodaglio poi aveva una grande esperienza, aveva lavorato con grandissimi attori, anche stranieri, con registi, aveva recitato con Moissi, quindi ci sborghesizzava, ci dava anche la cultura teatrale, diciamo, con grande semplicità e in maniera diretta, ecco. I compagni di corso chi erano? I compagni di corso lì, era un bel corso, devo dire, c'è ancora Squarzina, purtroppo ce ne sono pochi rimasti, ma insomma c'era Squarzina, c'era Salce, Adolfo Celi, Nino Dal Fabbro, Caprioli, Mazzarella. Carlo Mazzarella è il nostro Carlo, collega, sì, poi Carlo è stato proprio un amico proprio per la pelle, e mi ricordo una cosa di lui tenerissima, perché lui non si divertiva a recitare. E una volta mi disse, cominciava già a fare soprattutto il giornalista, e l'ha fatto, e tu lo sai, in maniera magnifica, perché è dotato di una curiosità proprio tipica, l'olfatto del reporter, ecco, sì. Curiosità insaziabile. E allora lì una volta mi ha detto, Vittorio, io mi trovo un po' così, ho bisogno di lavorare,
scrittura. Io facevo il secondo anno di Amleto e dissi, va bene, fai Rosencrantz o Guildenstern. E lui mi disse, sì, bene, ti ringrazio, va bene, dice, cercherò di fare il meglio possibile, però non voglio vedere mai gli attori. E dico, questo sai in scena di Capiterati, perché era così, era già appunto proiettato in questo suo viaggiare famelico da tutte le parti, ma insomma in fondo è stato l'unico che è entrato veramente in certe case. Il ha ereditato l'attacco della tromba di Armstrong, era amico di tutti i grandi, da Cocteau a Chaplin, è andato sull'aereo di Reagan durante la campagna elettorale, ha attraversato l'America col bus. Veramente ha fatto il spiritoso, poi veramente ha fatto il giornalista. Ieri sera nella sua villa all'Aventino Vittorio Gassman ha inaugurato un teatrino privato che, beato lui, si è costruito per suo piacere e per suo divertimento. È un teatrino molto bello, di 60 posti circa. In questo teatrino Vittorio Gassman vuole vincere la noia della notte romana dando spettacoli per gli amici e facendo recitare dei giovani attori. Ieri sera, a questo spettacolo inaugurale, Gassman ha invitato un gruppo di amici, tra cui Claudia Cardinale, Annucca Aimè, Ferrari e anche noi del telegiornale. Gassman ha presentato lo spettacolo, che era recitato da allievi della scuola di recitazione di Fersen e da allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Gassman ha detto alcune liriche e poi c'è stata la presentazione di questo breve spettacolo con delle scene del poeta spagnolo Raffaele Alberti, di Arabal e con l'atto unico Il Calapranzi di Harold Pinter. Fra i giovani attori meritevoli di essere citati tutti diremo il nome di Claudio Previtera, di Magda Mercatali, di Cosimo Cinieri, di Franco Ferrarone, di Giulio Balestra. E così, finito lo spettacolo, siamo rimasti adesso soli in questo piccolo teatrino. Perché? Perché questa cosa ci ha incuriosito. Vorremmo vedere un po' questo. Vittorio Gassman, per tanto tempo, è andato in giro per tutta l'Italia. Eccolo qua, con il suo teatro popolare, a chiamare il pubblico sulle piazze con i microfoni, e dal teatro popolare invece si è ridotto in questo piccolo teatrino da camera, cioè tutto l'opposto dei suoi programmi. Perché? Che devo dire? Innanzitutto vorrei precisare, è vero che la cosa si svolge in un piano molto casalingo, cioè sono riunioni di amici più che spettacoli, occasione di riunire qualche amico, e invece che fare il gioco della verità si fa del teatro con dei ragazzi entusiasti, eccetera. E poi da parte mia forse anche qualcosa di più, cioè il modo di dire, sia pure in sedicesimo o in trentaduesimo, e in chiave assolutamente dilettantistica, che non è affatto vero che io ho abbandonato il teatro, come mi è stato fatto dire recentemente, ma anzi io non ho mai avuto voglia di recitare come in questo periodo. E questo piccolo saloncino, non vorrei nemmeno chiamarlo teatrino, può essere forse la spinta per un ritorno al teatro, per provare, assaggiare certe cose e ritornare una volta, come spero, al teatro ufficiale. Però questo teatrino ha soltanto 50-60 posti, come si fa a scegliere il pubblico? Si fanno diverse serate, naturalmente tutte gratis, eh? Sì, certo. Ma io penso che il teatro sia una cosa che esclude soprattutto le mezze misure, insomma. Io il teatro lo vedo o molto grande o molto piccolo, o molto aristocratico o molto popolare. Qualche volta si può sperare, si può donchisciottescamente sperare di avere un teatro popolare e aristocratico insieme, ma questo riguarda il futuro. E questo teatro ha sovvenzioni dello Stato? No, per il momento no. Capocomico giovanissimo, allora la tua faccia, che tu dicevi antipatica, ti valse subito la malignità che lo eri perché avevi sposato la figlia del grande Renzo Ricci e di Margherita Bagni, cioè sì. Nora Ricci. Il che non è vero, perché poi io con Ricci ci siamo incontrati dopo un paio di volte, ma insomma non ho veramente lavorato con lui. No, era un amore giovanile che poi ebbe il suo deperimento organico, diciamo, anche perché io ero troppo giovane per sposarmi e lei, Nora, era ancora più giovane, e quindi però insomma abbiamo costruito Paola, che è un bel oggettino, insomma, quindi va tutto bene. Mi ricordo che quando Nora stava per andarsene io andavo in clinica e lei disse, ma Vittorio viene a trovarmi tutti i giorni, devo stare molto male proprio. Era spiritosa.
In quegli anni mi hai detto il cinema non aveva... Ed ero pessimo. Io mi sono trovato a mio agio, anche più che nella vita, sulle tavole del palcoscenico molto rapidamente. Mi sembrava la situazione più normale, stare sul palcoscenico e fare questo indecente spogliarello, che è il mestiere, pur essendo un timido e un introverso, ma è stato appunto un capovolgimento che mi è venuto naturale. Indecente spogliarello, cioè ti veniva è un naturale... mestiere turpe, certo, un mestiere turpe, ma bisogna accettarlo in quanto tale, allora lo santifichi, perché è così, è uno spogliarello della tua anima e a volte anche del tuo corpo. Questo è il film di quell'epoca, diciamo, che più ti ha dato fama, Riso Amaro. Questo neorealismo con un po' di erotismo che era il segno di Beppe De Santis, purtroppo anche lui recentemente scomparso. Dobbiamo ricordarne tanti, sì. Ma io devo dire, un film che non è che mi entusiasmava, l'ho detto sempre, era fatto benissimo perché... Ah sì, tu sei stato critico. De Santis, sono stato critico perché trovavo, e soprattutto, ecco, sbagliato metterlo, annoverarlo nel neorealismo. Era un grande... feuilleton, un romanzo così, con una perizia tecnica straordinaria che Beppe aveva, insomma. Ma io ero un po' così, un po'... Che hai messo? Il Boogie? Il Boogie. Mamma mia. Ecco, no, valeva Boogie per la presenza, la scoperta di questo grande animale che era la Mangara. Guarda che la tua treno è partita. Ho aspettato un'ora, ho preso i biglietti. Che facciamo? Non si può partire. Il treno è una trappola. Vieni. Arrivando due. Allora, che si fa? Se succede qualcosa, mischiati alle mondine. Non badare a me, me la caverò. La roba tienila tu sempre addosso. Con milioni, lo sai. Si fa per vivere. Hai detto era un melò, e dice che tra l'altro recitavamo di fronte alle mondine vere che a poco erano un po' imbarazzate. Alcune si rifiutarono un po' di perché trovavano che la storia non era molto attinente, però ripeto. Ed è vero fu il primo film comunque che ruppe un po', che introdusse il cinema italiano in America, uno dei primi film che ha avuto successo, insisto, soprattutto per merito della Mangano, che era questo fiore radioso che appariva. Un nuovo tipo di bellezza italiana. E qual è stato il tuo rapporto con la Manga? Magnifico, siamo voluti bene, eravamo amici, poi lei, non so perché, si fidava di me, credeva che io fossi, ecco, un uomo forte, mi raccontava delle cose, io la incoraggiavo perché aveva, all'inizio così, aveva proprio paura del mestiere, però era molto ricca dentro, che era una donna molto interessante. In quegli anni però tu diventasti rapidamente un divo del teatro. Perché? Che bisogno c'era? Anche l'Alfieri facesti. Avvenne così perché, ti ripeto, sono stato un uomo fortunato. Beh, la tenda già siamo agli anni 60. No, uno dei grandi svincoli fu Amleto, certo.
i classici, cioè, non so perché, pare che fossi bravo. Certo, un aneddoto di Silvio D'Amico, Silvio D'Amico che ti venne a vedere in teatro e tu avevi la calzamaglia, eri bello con le gambe lunghe. Sì, sì. E mi disse il presidente dell'Accademia, così, che era abbastanza fiero che io facessi strada, che mi fece alcune delle critiche che ho conservato di più, quella di Amleto, straordinaria, e che una volta, ecco, in un saggio dell'Accademia, in cui io prendevo un applauso a scena aperta perché facevo una caduta acrobatica così, mi rimproverò, dice, non li devi prendere così gli applausi, li devi prendere per la recitazione. E poi però mi volle sempre molto bene. Questa fisicità ti veniva dall'essere uno sportivo praticante? Beh, lo sport è stato nazionale importante. Universitario di basket. Io sono stato, sì, ho fatto due campionati in Serie A con la Parioli Bruno Mussolini, arrivammo secondi un anno, cioè terzi un primo anno e secondi il secondo, perdendo l'ultima partita a Venezia con la Raier e scazzottandoci alla fine fino agli spogliatoi, una cosa meravigliosa. E poi ho fatto due incontri internazionali con la Germania e con l'Ungheria. E qualcuno dice, il tuo amico, quello che ti aveva portato al Parioli, come si chiamava? Ragnini? Sì, Ragnini. Ragnini è stato un grande giocatore ed era, sì, il capitano. Dice che solo perché allora lo sport non aveva una struttura, se no tu l'avresti lasciato lo spettacolo per lo sport. Beh, allora certo era appassionato, poi sai, a 19 anni trovarmi in maglia azzurra fu un'emozione e fu un primo contatto con il pubblico. Certo, quando avevamo 1000 persone allora era già molto, però comunque era una grandissima emozione. Devo dire che non mi piace seguirlo in televisione adesso, anche perché è diventato talmente un'altra cosa. Io del resto la prima volta che sono andato in America, pochi anni dopo aver giocato da azzurro in Italia, feci un match con una università qualunque e non toccai la palla, perché allora il divario era mostruoso. C'era questo papà Ragnini che ci governava con grande mano e ci obbligava per esempio ad andare nel bordello prima delle partite. Diceva, e andavate? Dovevamo andarci, sì. Perché vi scaricavano? Diceva che faceva bene, sì. Dunque, in quell'epoca arrivò il cinema americano anche nella tua, sì, vita. Cinema americano. Com'è che in Italia non sfondavi e invece il cinema americano si occupò di te? Ma sai, devo dirlo, fu a cagione della mia seconda moglie, cioè di Shelley Winters, ebbimo questo innamoramento così e io andai lì in America. Dove vi eravate incontrati? Era molto famosa, qui a un teatro. Me la presentarono e fu un colpo di fulmine perché era molto carina, magra, non si direbbe oggi, ma insomma era magra, e molto bellina, una grande attrice. E allora accettai questo contratto, però mi tenevo 5 mesi all'anno per tornare in Italia a fare il teatro. E allora lo stacco, il divario, era intollerabile perché io preparavo allora il mio Amleto e lo facevo, sì, quando andavo in Italia. Poi andavo lì e facevo Sombrero, Rapsodia, che facevo il violinista. Sombrero facevi un conte messicano. Un conte messicano con una storia d'amore e il cancro, insomma delle cose innominabili. Io ero proprio, ho sofferto molto. Dice che arrivasti a Phoenix, Arizona, una Cadillac Limousine mi accoglie all'aeroporto, dove scendo rintontito dopo 18 ore di volo, sì, è sera, e vedo il paesaggio che sembra lunare. Per Dio, da Genova all'Arizona ne ho fatta di strada in 30 anni. Ma sai, avevo 30 anni, quindi il primo periodo fu divertente, conoscevo i divi la prima volta, toccavo Gary Cooper, eccetera. Però subito dopo, ecco, mi resi conto che quel tipo di cinema, che era il peggior momento del cinema americano, proprio mi faceva schifo. Ma quando mi offrirono Three Coins in the Fountain, tre soldi nella fontana, io dissi no, questo no. Hai sbagliato. Buttare, perché prevedevo i miei amici italiani al Barberini che mi vedevano buttare i soldi nella fontana, dicono io questo non lo faccio, andate a piedi. E di comune hai accordo. Hai sbagliato perché il film ebbe successo. Ma come fu la fortuna di Rossano Brazzi. Qui il rapsodiere che è anche doppiato. Io sono Paul Brown, Mademoiselle Louise Durand. James Guest. Molto lieto. È delle forze d'occupazione? No, congedato da poco, studio piano. Capisco. Primo anno?
C'è una tradizione qui al conservatorio. I più anziani, faccio l'ultimo anno a proposito, hanno la precedenza su tutto. Mi rincresce incomodarti, ma tu potresti traslocare in pochi minuti, non credi? No, ma tentare non nuoce. Mi permetta. Ah, grazie. La posi lì, per favore. Senti, ce la giochiamo la camera? No. Facciamo a pugni. Perderesti. Ero nei comandos. Se ha bisogno di aiuto, fischi. D'accordo. Ehi. Sì? Sai qual è la prima regola per il successo? Quale? Stare lontani dalle donne. Preferisco essere un fiasco. Come te. Beh, a quanto pare non sarò completamente sola. Forse avrei dovuto fare a pugni. Non sei stato nei comandos tu. Devo cercarmi una stanza. Non troppo lontano, caro. Bada, non siamo in auto adesso. Vuoi spaventarmi? No, non sono un fior di galantuomo io. Ebbene, tu lo sappia. Affronto il rischio. Con me rischi di soffrire il freddo, la fame o la solitudine. Mi sento responsabile e questo non mi piace. Ti farò cambiare idea. Lulu, amore, hai mai desiderato qualche cosa che non potevi avere? Poche cose. E dopo? Le ho ottenute. Devo cercarmi una stanza. Ceneremo da Seifer, sta qui all'angolo. Ci vediamo lì alle 7:30. Senti, ora tu hai un umorismo feroce quando vuoi e racconti di quando aspettavi nella roulotte Shelley, sì, che nelle pause del film veniva a amoreggiare con te, sì, nella, sì, roulotte, sì. E dici, pensavi... Ero come un principe consorte, ecco, avrei durato poco. E pensavi a cosa diceva la troupe in quel momento. Sì. Chi è questo gringo sfaticato che dorme, scopa e non spicca una parola di inglese? Beh, sono io, Vittorio Gassman, professione attore. Mai sentitosi così totalmente mugneca. Cioè, bambola. Beh, così, mi vergognavo proprio. Però avevo dei rifugi, per esempio diventai molto amico di Charles Laughton, con il quale io, che vedevo spesso, e col quale preparai il mio Amleto. In bellissime situazioni, perché aveva una villa a Beverly Hills, una piscina romana, e noi galleggiavamo in piscina con dei tavolini galleggianti, champagne, e parlavamo di Amleto. Allora io lì... Comunque anche da questa che tu un po' ironicamente dici follia, è venuta una figlia. Una bellissima. Figlia, sì, molto interessante, che certo ha un po' sofferto della mia sparizione, insomma, del rapporto che si troncò fra me e Shelley dopo 2 anni. E poi abbiamo recuperato, e insomma io ogni tanto andavo e continuo ad andare in America a vedere. Lei è dottore, cioè lei è una di grandissima intelligenza. Devo dire che i miei figli sono dotati, Paolo è intelligentissimo e anche i marmocchi maschi se la cavano, il che è più raro perché le donne sono più intelligenti degli uomini. E no, adesso in questo momento mio figlio Jacopo si incazza, allora devo dire anche lui è intelligentissimo. E comunque, quindi un rapporto doloroso. Poi quando è diventata donna, ormai è sposata, cioè ha 2 figli, a 10 anni fa mi ricordo che in una di queste visite tenerissime a New York avevamo la consuetudine di andare al Plaza a fare una cena. E lei mi disse, papà, io ho sofferto moltissimo della tua assenza, perché ero occupato con me stesso, poi la distanza. Dice, però forse un po' di più per la presenza di mamma. E io ordinai il champagne. Madre poi, che è stata una madre eccezionale, ma molto fagocitante, ecco. Grande, grande attrice, una delle fondatrici dell'Actor Studio. Una... Sì, come no, maestra di De Niro. Ancora adesso, ogni tanto, che hanno un periodo libero, si trovano e studiano, perché, insomma, quelli sono seri. Non è come te e Mastroianni che dormite fra una scena e l'altra. Beh, sono 2 scuole diverse. Ecco un altro che giustamente ricordi. Ecco, questo mi porta al film che ha cambiato un po' la tua vita nel cinema. I soliti ignoti. Sì. Come avvenne? Chi ebbe questa intuizione? Monicelli, che allora, cioè negli anni 50, era uno dei pochissimi registi di cinema che andava a teatro. E quindi mi vide fare di tutto, comprese delle cose comiche. E allora si era intestato e mi voleva, e i produttori non ne volevano sapere, e invece lui l'ebbe vinta e cambiò appunto la mia carriera, perché
aiutandomi anche proprio somaticamente, perché mi mise il gonfiore nel naso, mi plebeizzò un po' la mia faccia, diciamo aristocratica, aristocratica, e fu un successo grosso, e di cui sono molto grato a Mario, insomma. C'era un cast incredibile, c'era un bel Gassman, cast. Mastroianni, Totò. Non riuscivamo mai, io e Marcello, a finire le scene, Monicelli si incazzava, perché ci divertivamo come matti. Un brano di I Soliti Ignoti. Carla, noi ci entriamo, c'è una parete che si sbuca con niente, e ci troviamo nella stanza della cassaforte, belli, baciosi, con i milioni che ci aspettano. Oh, i milioni, oh! Però a capannelle mica ce la possiamo portare. E perché non mi portate? Ma per forza in giro così devi andare. Sportivo? Ma quale sportivo? Stai in divisa da ladro, stai. Così ci fai arrestare. Sì, ci faremo arrestare sul serio. La cassaforte come l'apri col gettone? E tu? Che fotografo sei? Beh, che c'entra? E c'entra perché ognuno va adoperato secondo le attitudini sue. È così che fai il lavoro scientifico. Tu ti piazzi qui, con la macchinetta col coso che avvicina, il coso... Il teleobiettivo. È quello. Aspetti che arriva l'impiegato che apra la cassaforte e fotografi tutti i movimenti che fa. Poi chiamiamo uno che di cassaforti se ne intende. Il migliore è Dante Cruciani. Dante Cruciani, per esempio. Gli facciamo vedere la pellicola, è fatta. Finissima idea. Io intanto la macchinetta fotografica non ce l'ho più. Che c'entra? A Porta Portese ne trovi quante ne vuoi. Ma non c'è una lira. Che? Beh, sì, lì poi ci fu questa invenzione che venne un po' insieme fra me e Mario, di questo intaccamento scientifico. Era un film delizioso e insomma mi tornò molto utile, ecco, e mi riconciliò un po' col cinema. Cosa imparasti? Che non bisognava più... Beh, sai, lì c'era molto da imparare da tutte le parti, perché Mario era ed è un maestro. Io l'ho sempre, ho un enorme rispetto, oltre che affetto, per Mario Monicelli. Una volta gli ho detto, lui uno che non fa complimenti, è secco, e poi finge di essere burbero, invece è un pezzo di pane. E un giorno gli ho detto, sai che io, oltre che amico, ti vedo un po' come un mio secondo papà. E lui disse, ma va. Quindi da lui si poteva imparare dai miei compagni, che erano tutti bravissimi, a parte Marcello, che poi insomma già... in cinema ha fatto dei passi molto importanti, e poi Totò, certo, Totò. E poi si acchiappa da tutte le parti, così come ho imparato in un film fatto 2 anni dopo, cioè La Grande Guerra, sempre con Monicelli, ho imparato molto nei tempi comici da Alberto, da Sordi, insomma. E l'attore deve essere anche un po' ladro, non copiare, certo, poi lo deve far suo il materiale, però da tutte le parti puoi trovare il modo di arricchirti. Ecco, Gassman con la sua ricchezza e quello che ha rubato agli altri nella Grande Guerra. Questo mi fa piacere. Comunicato mio comando, che prego voi farmi sapere il luogo di ponte di barche. Dimmelo dunque. Prego, non sprecare vostre parole per negare ciò. Aggiungo a quello che ho detto, che se voi non mi comunicate il posto del ponte delle barche, faccio voi immediatamente fucilare. Vostra falsa divisa mi consente fare ciò. Piacente. Esecutionskommando vorbereiten. Jawohl, zu Befehl, Herr Rittmeister. Stai buono. Scusi, permette un momento. Prego. Vacca boia. E allora? Come allora? Allora che? Va bene, domando, no? Che se volevo far ammazzare? Io lo dico. Aspetta un momento. Tutti gefreiter Blitzina! Fertig machen zur Exekution! No. Im Hof antreten! Insomma, noi avremmo deciso, è vero? Sì, sì. Che va bene, glielo diciamo. Generalschatzkarten. Habe ich die Wette verloren. Ich dachte, die hätten mehr Courage. Besonders der Lange. Courage? Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque, dove?
No, dico, cosa c'entra questo? Prego! Aggiorno. Stai buono. E allora, senti un po'. Visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! Compromiser! Ecco, questa gran film. Gran film, eh? Sì, sì. Anche questo ci siamo divertiti, però insomma, è un film strutturato che più lo vedo e più mi piace. Questa capacità mostruosa di sapere esprimere nello stesso momento sul proprio viso il dramma e il grottesco. Ma sai, questo credo che sia proprio stato ed è tuttora, adesso che una cinematografia nuova sta rinascendo in Italia. Dopo un silenzio lungo, è proprio tipico del cinema italiano questa mescolanza di che è un'imitazione vera della vita, che non è mai manichea, non è mai solo bene o solo male, la tragedia mescolata con lo humor. Del resto anche Shakespeare fa così, insomma, e credo che sia una delle caratteristiche proprio anche del nostro, della nostra natura. Tutti gli italiani, dico io, sono un po' attori. E mi ricorda quella bella massima di Ionesco che dice addirittura estendendo: tutti gli uomini sono attori, sanno recitare. Lui aggiunge: tranne alcuni attori. E io mi associo. Però io non conosco attori internazionali che siano capaci di questa mescolanza come te, come Sordi in questa scena. Cioè, pochi. Marcello. Marcello, sì. Beh, è stata una bella epoca, ci chiamavano i colonnelli. E io ormai il mio viaggio l'ho fatto e, ripeto, mi considero privilegiato, anche proprio perché ho potuto alternare il comico, il drammatico, il teatro, il cinema. E certo, allora un po', se non sei proprio loffio, impari qualche cosa e l'età fa il resto. E il piacere di comunicare è straordinario, è una paga importante. Con Marcello è stata un'amicizia forte. Molto forte, sì. Non ci frequentavamo perché eravamo occupati sempre di qua, però abbiamo fatto insieme 4-5 film e poi ci siamo ritrovati recentemente perché lui stava male e io anche ero depresso. Da una clinica all'altra siamo scritti, ricercati, telefonati, progettavamo anche un film. Con Ettore Scola in regia. Con Ettore Scola che aveva cominciato a scrivere. E devo dire, non ho mai avuto un momento banale o volgare o triste o con Marcello. Era un uomo di una dolcezza e poi tutt'altro che stupido. Infatti lui, in questo omaggio che gli è stato fatto, quest'ultimo suo racconto, che è molto tenero e in cui generosissimamente anche parla di me con grande affetto, questo, e lui lo dice, io sono, dicono che sono buono. Insomma, non è che sono buono, insomma, sono mite, certo. Tu hai un culto dell'amicizia? Hai dei... Sì, l'amicizia è stato per me un sentimento importante. Fra l'altro forse viene proprio dalla mia parte di sangue tedesco, perché i tedeschi ogni tanto fanno delle marachelle bruttine. Però c'è questo senso, ecco, romantico dell'amicizia soprattutto. E io sì, l'ho avuto. Adolfo Celli. Sì, con questi qua che ti ho citato e anche con più recenti, che ormai cerco di frequentare, anche perché gli altri non ci sono più, degli amici più giovani, perché frequentare i giovani è un atto vampiresco
gli succhi un po' di sangue. È la stessa ragione per cui 12 anni che ho lavorato a Firenze dirigendo questo laboratorio, la bottega, e la prima cosa che dicevo ai ragazzi che venivano, guardate che lo faccio un po' anche per voi, forse qualche utilità ci sarà, ma per me sicuramente, perché io mi magno il cuore, insomma. Poi insegnando si impara molto. Senti, quella era, forse ti univa a Mastro Gianni anche l'irrequietezza sentimentale, quella era l'epoca. Ah beh, insomma abbiamo fatto tutte e due una parte giusta, poi lui si rifiutava giustamente questo ruolo di Latin lover, che pure poi in fondo lo è stato nella vita, più di me. Però anch'io, i miei anni disgraziati in America, cioè, mi confondevano per un Latin lover, io mi incazzavo come una bestia e dicevo, ma io sono un intellettuale, non mi rompete le scatole, insomma. Senti, dal libro Un grande avvenire dietro le spalle, tento la sintesi ideale fra le donne con cui ho vissuto. Sulle tette non ho dubbi, Elvi, non mi ricordo di Elvi. Era tedesca? No, era una subrettina e ebbe una relazione lunga, quasi due anni. Gli occhi Juliette, che è la mamma di Alessandro, Juliette Mainero. Le mani di Nora Ricci, che è la mamma di Paola. Bellissima. Anna Maria per il sex appeal, Anna Maria Ferrero, no? Uh-huh. Annette per la pelle. Annette Stroiberg. Era Stroiberg, sì. Pelle svedese, no? Era carina. E matta, ma carina. Un po' matta. Quanta le gambe, direi quelle di Diletta, tua moglie. Sì, ma non solo le gambe, non mi inguaiare adesso. Hai detto, no, però hai aggiunto Diletta. Definitiva. Diletta ha bellissime gambe, sì. Hai detto Diletta è fuori concorso. Ah, ecco, outsider. Sono 30 anni ormai. Se mi ha sopportato 30 anni, ogni tre giorni mi caccia di casa adesso, è severissima. Però insomma ormai è fatta, i giochi sono finiti. Lei ti ha aiutato molto nei momenti moltissimo. Più sì, quelli della depressione, no? Generosità e forza, ha una forza che mi fa paura. Ma diventa bambino uno nella depressione? Diventa un automa, ti sparisce tutto, l'appetito, prima cosa, parliamo dell'eros, non ci pensi, gli interessi culturali, gli stessi affetti anche profondi vanno come dietro un vetro, hai capito? Ti posso fare una domanda, ma certo. Non è egoismo, tu hai avuto delle compagne bellissime e alcune anche molto importanti dal punto di vista umano, dei figli tutti capaci, intelligenti, spiritosi. Sei stato il più grande attore di teatro italiano, hai avuto delle grandi soddisfazioni nel cinema, sei stato nazionale di pallacanestro. Dicevo, esagerato un po'. A 60 anni mi ricordo entrammi in scena con una capriola, no? Cioè, ma te l'ho detto. Com'è che uno non si... Hai avuto ho tutto. Ho avuto molto, hai capito? È tutto lì. Però ho una teoria che un pochino, non del tutto, ma un pochino quello lo si può facilitare con un certo atteggiamento di attesa ottimistica. Ma ti dirò che uno che veniva chiamato un po' riduttivamente il mago di Torino, Gustavo Roll, grande sensitivo che io ho conosciuto. Sì, che affascinava anche Fellini. Sì, no? Molto stretto con Fellini, eccetera. E lui mi disse una volta, tu avrai molta fortuna, ma bene, anche nel trapasso all'altra vita. E io questo ogni tanto me lo ricordo, me lo dico, insomma, cioè pare che anche quell'esamino lì mi andrà bene, il 6 lo strappo. Hai visto mai? Senti, ti faccio vedere un pezzo che è l'esemplificazione di te anche nella memoria collettiva degli italiani, il Mattatore. Ah sì, senti, ti ringrazio perché hai scelto molto bene, tu sei proprio bravo. E è per questo che faccio volentieri questa cosa, anche se mi devo scusare perché c'è stata una certa ridda di ritratti. Adesso prometto che non ne farò più tanti, insomma. Comunque, vediamo un pezzo del Mattatore. C'è stato tutto il cinema italiano. Stringi la fica! E che sto scemo? Provo a sammatare il toro, ma con le dovute precauzioni. Eseguirò come primo esercizio la scornificazione del toro. Esercizio inventato ed eseguito la prima volta dal torero Ursus, torero muscoloso ma pauroso e che esige una certa prontezza di riflessi, muscoli buoni e coraggio.
combatte, io ti fa un primo piano neoarista e poi andiamo a combattere che se no ci sequestrano la borsa, vieni qua. Allora. Le posizioni principali della corrida che posso mostrarvi sono le seguenti. La Veronica. La Veronica non la posso inseguire perché non c'ho la fisarmonica. La Faena. La Faena nemmeno perché suona come la marca di una macchina da caffè, non si può fare pubblicità in TV. Fase naturale. Fase naturale è più interessante. La fase naturale consiste in questo. Il torero si mette con naturalezza così. Buono, to... eh? Alle prove eri meglio, tu. Oh, sta buono, eh? Vai qui. Questi giochi da saltimbanco che hai esemplificato nel Mattatore. Il Mattatore fu un'idea tua con Sergio Bernardini, no? Sì. Sì. Un altro amico di quelli che... Beh, sì. Sì, siamo divertiti molto anche con lui. Anche in maniera un po', insomma, sbarazzina. Era simpatico. Sì, ci viene questa idea e... Perché insomma, fu un esperimento di un attore di teatro che va in un night, praticamente, che sì. Proponeva il suo teatro sì. Fra coloro che erano usi sì. Ballare. E faceva un po' di tutto, alternando pezzi una doccia scozzese, di pezzi classici, di poesie scurrili, di esibizioni ginniche, eccetera, che ebbe... Un enorme successo. Fu una tua famosa ore. Entrata alla bussola, ricordano. Tu eri sì. Quel giorno di cattivo umore. Uscì sì, uscito... uscì e quello sì, quello non era nella rubrica, ma insomma alla bussola sì, e dissi al pubblico perché Sergio mi aveva pregato di fare qualche cosa io. E non so perché, ero sì, non mi piaceva il pubblico e dissi. L'atteggiamento. Dico, forse, sì, credo che non ho mai incontrato una platea di stronzi come quella di stasera. Il che gli valse poi due o tre cause. E Sergio, amico e sportivo, non me ne volle, però non ha mai capito, dice, ma ti scongiuro, ma perché l'hai fatto, l'hai voluto fare? Dico, sai, però io mi ricordo, capita, io ricordo in una villa, c'è un'epoca in cui a tutti noi è piaciuto tutto, bere. Tutto il bevibile, sì. Cioè, io ricordo in una villa di gente altolocata a Napoli che tu sì, arrivasti, sì. Sconvolgesti tutti, ero con Barenson, il mio maestro, certo. E però loro contentissimi di farsi schiaffeggiare del grande sì, attore. Fino sì. A un certo momento, fino a un certo punto, ecco, e un'altra volta a Palermo sul Monte Pellegrino, un'altra villa in cui io embriago, ma credendo di essere simpatico, lo facevo così, non per cattiveria. E parlai talmente male che il pubblico di Palermo, quello della Haute, mi boicottò per un paio d'anni e non andava a vedere i miei film o il mio spettacolo, perché ero rimasto così. Poi quando a un certo punto io, ospite d'onore, alle 7 della mattina, perché non riuscivano a mandarmi via, dopo aver detto tutto il dicibile, e vidi arrivare due ragazzini che erano i figli della padrona di casa, una contessa, e dissi, venite bambini, così vi racconto che gran è vostra madre. A quel punto mi sentii sollevato da due servi gallonati e spinto sulla strada fuori. Di ritorno. L'attore fu buttato fuori, non c'era più rispetto. Senti, e anche a Caracas una volta, dopo un banchetto in mio onore, dopo uno spettacolo all'Università di Caracas, anche lì mi sfogai così e mi cacciarono via. Sembra il personaggio che facevi nel Gaucho. Sì, un po', sì. Cioè, è Gaucho, un film che non ebbe fortuna come altri dirisi, tanti, però rivedendolo è un film bellissimo. Con Nazzari. Una cattiveria divertentissima, vera, Nazzari Manfredi. Magnifico, la Pampanini e Manfredi, con cui c'era una scena fra le più belle che ho fatto, sì. Sì, sì, me la ricordo. Dicevo questa capacità da saltimbanco, ora magari è stato già visto in televisione, ma io non ho mai capito la tecnica. Allora, in questa nostra trasmissione, noi... Che hai fatto? No, in questa nostra trasmissione tutti facciamo tutto. Allora, Antonella Lolo Battista, che è la nostra programmista regista, ha preso al bar qui vicino tre budini. L'ho fatto anche recentemente, appunto. Magari fallo con uno solo. Perdenti. Spiegami che esercizio. Ma no, qui è una questione di talento, è un talento che non si può insegnare, è nativo. Capisci? Un po' come l'arte di dire i versi, insomma, bisogna averlo. Io ti posso dare un fazzoletto. Sì, perché ormai anch'io ho perso la tecnica, ma
Niente, è soprattutto un porsi con autorità rispetto al... Ma te l'ha insegnato Wanda Capodanno? Dolce, no, questo no, però insomma la bocca fa parte degli strumenti dell'attore, allora io non so, per esempio, so fare l'omaggio floreale con la lingua. Com'è? Te dico, bel trifoglio, insomma. Rifarlo magari... Insomma, fa parte, insomma, l'attore recita se stesso, il suo corpo anche. Con questo, ecco, si tratta proprio di una concentrazione importante, dopodiché fai... Invecchiando non l'ho fatto perfetto, perché... Non deve... Maledetto. Ma che mi fai fare? Sono un attore serio, dai. Ma questi esercizi hai cominciato da... Io nei tempi buoni, io mi ricordo in una crociera che feci con tanti amici, c'era Celi, con la moglie Villaggio, Tognazzi, insomma. E ci divertivamo come matti. E io feci una sfida con un olandese e lo battei ingoiando, mi pare, 8... di questi nel giro di 50 secondi, insomma, è una cosa di cui sono molto fiero. Cioè, quindi valeva una replica. Ti ringrazio. Scusa, te l'ho chiesto. Questo è Il Sorpasso, uno dei momenti fondamentali del tuo cinema, sì. Con Dino Risi, perché hai, come hai detto tu, era un film che dentro, sotto il ridere, sotto l'ironia, nascondeva tutto il malessere. Il brivido della cosa che sfuggiva, e venivano gli anni pesanti. Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura? Io? No, no. Guida bene lei. Oh, ma che sei matto, mi dai ancora del lei. E dammi del tuo, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Ah, grazie. Non guardarlo che segna di meno. Vanna più forte? Spingo? Bella pupa, eh? Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco al... Vai, cavolina! Vai! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale. Non correre. E nonno, non è voluto venire? L'avete lasciata a casa? Le belle famiglie italiane. Buon viaggio! E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito. A sua memoria ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E come si chiama? La sposa infedele lì, di coso, quello spagnolo, quello un po'... García Lorca. Ah, ce l'hai pure tu il disco. Vieni, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica a me. Questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che ti fa pensare. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo capo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. Questo uomo in fracca mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, la. L'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse? Sì, è un film. Io ci ho dormito, una bella pennichella. Bel regista, Antonio. C'ha un Flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh! Ma guarda se si scassa. Regge il volante. Che dici? L'avranno viste? Scatenati, sì. Risi a Risi devo proprio dire, come Monicelli mi lanciò nel cinema ironico, così, e Risi è il primo che mi ha adoperato invece a faccia scoperta, diciamo, ecco, che mi ha insegnato la disinvoltura, insomma, ecco. Certo, questo era proprio scatenato. I dialoghi erano di Ettore Scola, no? E poi Ettore, sì, Ettore che è un regista invece molto calcolato, preciso, e che è un fratellino con cui ho lavorato tante cose. Però qui lui era... Lui l'aveva scritto, Il Sorpasso con Maccari, sì. Ah, tu mi dirai che mi contraddico perché mi vedi fumare, ma questa, scusa, Jacopo, questa è veramente l'ultima. Sai quanto mi costa questo? Sì. Un milione.
che avevo scommesso con lui. 1.000.000 contro 100.000 lire che smettevo di fumare avantieri. Ma questa è l'ultima perché io non c'ho tanto... Senti Vittorio, la tua storia è lunga e più di 50 anni d'arte vissuti di corsa non si possono raccontare in un'ora. Ci fermiamo qui con un altro brano del sorpasso e ci rivediamo la settimana prossima. Superare! Bruno, ho passato con te i 2 giorni più belli della mia vita. Davvero? Era un suo parente? Eh? Si chiamava Roberto. Il cognome non lo so, l'ho conosciuto ieri mattina. Il Teatro Popolare Italiano, Vittorio Gassman, questa serata l'ha aspettata da 2 anni e qui al centro di Villa Borghese è nato questo grande circo che raccoglie 3.000 persone, 3.000 posti che saranno venduti a 1.000 lire e a 500 lire. Così il pubblico italiano potrà sempre di più avvicinarsi al teatro. È veramente un'impresa generosa che può avvicinarsi senz'altro al Teatro Popolare di Jean Villard, al Berlin Ensemble di Brecht e soprattutto a quella barraca di Federico García Lorca che portò in giro per tutta la Spagna
Calderon e Lope de Vega. Ma entriamo, diamo un'occhiata alla sala e poi ci intratteremo con Gassman dopo lo spettacolo. Il debutto del teatro popolare italiano ha richiamato molte personalità del mondo della politica, del teatro, del cinema. Il presidente del Consiglio onorevole Segni, il ministro del Tesoro Tambroni, il ministro della Pubblica Istruzione Medici, il ministro dei Lavori Pubblici Togni, il ministro dello Spettacolo Tupini, Gino Cervi, Andreina Pagnani, Remigio Paone, Lauretta Masiero, Nino Manfredi e molti altri attori. 1960, con la Delchi di Manzoni, Vittorio Gassman, precedendo i tempi, inaugura al Parco dei Daini a Villa Borghese, davanti ai politicanti paludati dell'epoca, il suo teatro popolare italiano. È l'anno delle Olimpiadi a Roma e Vittorio, talento teatrale che incarna una generazione, dopo il matrimonio con Shelley Winter, mostro sacro dello spettacolo negli Stati Uniti, è anche un attore di fama internazionale. Il bilancio economico dell'operazione sarà doloroso, ma il merito di sprovincializzare la vita culturale di Roma e di tentare di portare il teatro ad un pubblico più vasto è indiscutibile. Un teatro popolare, un teatro circo. Sono passati tutti questi anni e l'unico che ha realizzato questo sogno è stato Gassman, questo perché se l'è meritato. Quindi questa è veramente la serata più importante della sua carriera, vero? Penso di sì, è talmente importante ed emozionante che per una volta tanto vorrei sovvertire i pronostici e non dire niente, anche perché è appena finita la rappresentazione, sono molto, ripeto, molto emozionato e sprovvisto di parola, insomma, quindi ti ringrazio. È lo stesso sentimento, la stessa coscienza del ruolo dell'attore che lo aveva spinto un anno prima a proporre nell'esitante ma non banale Rai di allora Il Mattatore, un'autodefinizione inventata da lui in uno spettacolo dove il teatro e i classici si fondevano con la satira e il grottesco, perfino talora con i lazzi del varietà. Un'idea di contaminazione fra generi realizzata con Daniele Danza e prodotta da Sergio Bernardini, grande inventore della bussola di Marina di Pietrasanta, dove Gassman fece le prove per un teatro fruibile da tutti. Amici, romani, concittadini, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente rimane sepolto con le sue ossa, e sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Grave colpa se ciò fosse vero, e Cesare l'avrebbe pagata con grave pena. Ora io, con il consenso di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e così gli altri, tutti uomini d'onore, io vengo a parlarvi di Cesare morto. Era mio amico, fedele e giusto con me, anche se Bruto afferma che gli era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Sì, è vero. Sul pianto dei miseri Cesare lacrimava. Un ambizioso dovrebbe avere scorza più dura di questa. Tuttavia, sostiene Bruto che Cesare era ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Certo, tutti voi mi avete visto ai Lupercali 3 volte offrire a Cesare la corona di re, Cesare 3 volte rifiutarla. Era ambizione la sua, ma Bruto afferma che gli era ambizioso, e Bruto, voi lo sapete, è uomo d'onore. Io non vengo qui per smentire Bruto, ma soltanto per dirvi quello che io so. Tutti voi amaste Cesare un giorno, e non senza causa. Quale causa vi vieta oggi di piangerlo? Perché, o senno, fuggi dagli uomini per rifugiarti fra le belve brutte? 3 anni dopo il successo televisivo del Mattatore, nel 62, con il sorpasso di Dino Risi, vincitore del Nastro d'Argento, Gassman, non più solo attore classico,
come era nato 20 anni prima all'Accademia d'Arte Drammatica, sarebbe entrato definitivamente nella storia del cinema attraverso quella commedia all'italiana sublimata con interpretazioni memorabili, prima con I soliti ignoti e La grande guerra e poi con I mostri, Brancaleone, C'eravamo tanto amati, La terrazza o Profumo di donna, che gli valse il premio per il miglior attore a Cannes, Il nastro d'argento e Il Davide di Donatello. Sì, sì, mi siedo qui, grazie. Forse sono brividi, brividi d'amore. Nella motivazione del premio Principe dell'Asturie che il re di Spagna sta per consegnargli c'è scritto: a uno dei più geniali inventori della creazione artistica del nostro tempo. Tu non sei come potresti essere. Qua per una cena sono capace di levarti 20.000 lire. Lei è sua moglie! Dennis Hopper ha rivelato che perfino Easy Rider, film manifesto di una generazione nordamericana, si era ispirato al sorpasso. Ti vorrei. Ha ragione mio marito, sa. Di lei non ci si può mica tanto fidare. Ah, così ha detto di me il commendatore? Sì, ma lui si riferiva agli affari. Non si dorme la notte. E lei invece? A che si riferiva? Al suo modo di ballare. Stringe più forte lei di una gattiera. Ah, oh, chiedo scusa. Non c'era intenzione. Ma il mio non era mica un rimprovero. Anzi. Paghi o tienile, è sempre il mio motto. Tutta questione di grana. Signora, io l'avverto. Se stringe troppo, io vado su di giri. Per un attimo. Solo per un attimo. Signora, non vorrei che andasse su di giri pure il commendaco. Anche lei si preoccupa solo degli affari? No, cerco di conciliare. La rivedo sul cetabello e le dico... Eh? La la! Modestamente. Quel personaggio lì, forse tu lo avevi anche un po' vissuto... Ma un po' lo vivevamo durante quel film che fu un divertimento pazzo. Io qui ho una storia, la buca ad Ava Gardner. Dice che stavi al Jiggy Club mentre aspettavi telefonate dall'America. Sì. Già si stava deteriorando il tuo rapporto con Shelley Winter. Avevo dato alla mia ex moglie il numero del Jiggy Club dove io svernavo tutte le sere e avevo detto che era il mio ufficio. Insomma, qualche vassallata l'abbiamo fatta. E dici che eri con una signorina tedesca, ti invitò Ava Gardner, gli facesti un ballo di malavoglia, Ava Gardner. Sì. E dici, appena finito il ballo riscattai la mia austriaca cogliendo un lampo di sorpresa negli occhi bellissimi di Ava. Tant'è, l'attrazione fisica batti itinerari tutti suoi. E poi vabbè, in televisione, o se preferite, una certa cosa non rispetta gerarchie. È vero, forse ho sbagliato, ma insomma, che voglio fare. Non ho mai capito niente delle donne. E per quello che le considero molto, le rispetto molto, dico che sono migliori dell'uomo, certamente più graziose e insomma... Posso ridire un'altra cosa gentile per sì. Diletta, perché insomma io poi torno a casa. No, ma poi la dico... col cuore, è una donna definitiva e di straordinaria personalità, va bene così. Senti, in quegli anni, continuando in questo tuo tentativo di cambiare anche la televisione dopo Il Mattatore, avevi fatto con Bernardini altri esperimenti, questo è un programma dove a un certo momento reciti l'Amleto fra Duke Ellington e Ella Fitzgerald. Devo dire anche la ripresa è un po' strana, c'era nel registro un tentativo di trovare nuove angolazioni che però non mi pare riuscito. Però la trasmissione era aria condizionata, ogni tanto se uno va in cineteca... Mamma mia, mi rievochi delle cose anche molto passate, ma... Well, it was marvelous to hear you. I want you to meet those boys and girls, I think... Hello, Duke. Congratulations. I think the boys and the girls, they are very shy, but they want some autographs. Vorrei chiedere a Duke Ellington un particolare piacere. Ellington ha attraversato più di una generazione
dominandola musicalmente attraverso l'istinto e la cultura, cioè attraverso l'endiadi, che in genere è la base, il doppio braccio del vero grande successo. E la sua cultura è specifica, non è soltanto musicale, istintiva, è anche letteraria. Fra l'altro Ellington ha composto una suite shakespeariana, cioè una serie di pezzi dedicati, ispirati all'opera di Shakespeare. Ci troviamo qui sul palcoscenico del Lirico e spero che non sembrerà una facile esibizione se chiederò a Ellington di suonare per noi e per voi un breve brano, un accenno di questa suite, e io mi permetterò di recitare un brano di Shakespeare proprio su questo stesso palcoscenico dove ho avuto occasione, ahimè, 13 o 14 anni fa di recitarne l'intera opera. Duke? Ragazzi, credo che... Ecco, se vi accomodate... Il monologo è sempre quello lì, il più famoso. Essere, non essere. Qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa? O prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto, morire? Dormire, non altro. E con il sonno poter dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità naturale, alla carne. Grazia, grazia, da chiedere devotamente. Morire, dormire, dormire. Sognare, forse. Questo è il punto. Perché nel sonno di morte quali sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo è un pensiero che dovrebbe arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita tarda età gli infelici. Perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dell'uomo arrogante, pene per l'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici, la loro insolenza, gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dall'iniquità, se la paura di qualche cosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti, dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la nostra volontà, non ci facesse preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. Come lo trovi oggi? Sai che mi ero dimenticato completamente di questa cosa, di questo incontro con Ellington. Io ho conosciuto bene anche un amico della Fitzgerald, sì, sì, che era una donna simpaticissima, aperta, e una volta mi ha fregato un orologio. No? Che è la Fitzgerald? Sì. No, ma non fregate. Così, eravamo a Parigi, così, io ero stato a applaudirla in un recital straordinario, poi avevamo pranzato insieme, così, e lei era molto carina, così, e dice, voglio un ricordo suo. E mi sfilò l'orologio e io gliel'ho lasciato volentieri. Beh, della tua generosità molti mi hanno parlato. Devo dire anche con me, io ho fatto tantissima televisione, con te ho sempre avuto poco budget, quindi ti ho sempre pagato poco. Non importa, hai fatto altre cose. Una trasmissione durata 6 ore a Viareggio, proprio sotto la tenda di Bernardini, dovevi fare una partecipazione straordinaria con la squadra di basket. Ah, sì. E arrivasti a far giocare il pubblico 5 ore dopo. Sì. Perché non Ma anche quando ho fatto al teatro tenda di Molfese, ho fatto questa settimana senza interruzione. Lì, insomma, Gassman all'asta. Io allora, tuttora ho una buona memoria, tutti i miei figli ce l'hanno, ce l'ha Paola, Vittoria, Jacopo e Alessandro. Io allora avevo 70 ore memorizzate. Per davvero? Sì.
c'è una tecnica. Fra teatro, poesia, eccetera. Beh, c'è la natura soprattutto e poi anche il lavoro, certo, l'esercizio. La memoria è un fatto affascinante. Dicono che è una parte dell'intelligenza e io tendo a crederci, avendo memoria e... Per esempio, però mi considero, io ho fatto una delle grandi scoperte, sto per iniziare un, non so se un romanzo o una commedia, un dramma in cui esploro anche proprio la memoria e l'intelligenza, perché sono quasi certo di essere stupido, però in una maniera di intelligenza socratica. Io ti ho visto recitare. Cioè, sono un intelligente che non capisce un tubo, ecco. Questo. Ce n'è tanti, però sì. Alcuni fanno danno, tu non fai danno. La palla lanciata da Buddha! Cristo! Cristo! Cristo che picchia la palla! Lutero che corre alla terza base! Ah, morte, Osanna! Vieni con la tua veste di verde dinamite! Libero dalla minaccia! L'occhio inviolato della natura! E questo applauso ci vuole, perché io qui... Davanti a te il passato era grinzito, dietro di te il futuro... Ho una dislalia nel braccio, che rotta malattia. Ah, morte, morte planetaria. Com'è qui? Come va la cosa? Foglietto. Libero dalla minaccia l'occhio inviolato della natura. Salta bomba, rimbalza bomba, scherza zigzag le stelle. Uno sciame d'api nella tua borsa tintinnante. Angeli attaccati ai tuoi piedi giubileo. Ruote di pioggia luce sul tuo scanno. Sei appesa, guarda, sei appesa! I cieli sono con te, Osanna, incalescente, gloriosa liaison, bomba o strage, antifonia, fusione, spacco. Boom! Io ti ho visto recitare in spagnolo, ti ho visto recitare in francese e ti ho visto recitare a Los Angeles in inglese. Ricordo Paul Newman che venne entusiasta a dire nessun attore americano sarebbe capace di fare questo. Sì, no, non era Newman, era Jack Lemmon. Jack Lemmon. Era Jack Lemmon. E c'era Ettore Scola quella sera, sì. Che sì. Straparlavo, come quasi sempre aiutato anche da un po' di bomba. Ecco. Ma sì, perché avevo letto che l'Aristori aveva recitato in quattro lingue. Adelaide Aristori. Non già. E ci ho provato così, a volte anche mescolandoli, insomma. No? Proviamoci. Vabbè, proviamoci, sai. Vabbè, to be or not to be, that is the question. Whether this noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Quisiera io olvidar tus ojos. Puedo esperar... No, puedo... Puedo... quello com'è? Puedo... In spagnolo, niente, in spagnolo, adesso ritorna. Comunque mi rifugio nel greco antico che naturalmente noi snoccioliamo con facilità. Qui ce n'è uno carino di Pindaro. Me philepsychaton bion athanaton spende tan dempracton antlei macanan, che è bellissimo, dice, anima mia, non pensare, non aspirare all'immortalità, ma invece cerca di usare fino in fondo tutte le energie che ti concede la tua macchina. È bello, eh? Beh, pensa, ti stavo per palm, chiedere. Palm, silence dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Poi, quando uno recita in un'altra lingua, è in un certo senso più facile, perché ti senti protetto come da una maschera. Fai un gioco che è un gioco nel gioco, non so come dire. Pensa alla malignità del giornalista. Quando vai... detto i versi di Pindaro, io ti chiedevo, ma si impara mnemonicamente sugli accenti o si sa quello che si sta dicendo? Ma si impara più facilmente quello che si ama. Io poi facevo delle gare di memoria con mia mamma e quindi l'ho esercitato fin da piccolo. Mia mamma aveva una grandissima memoria, facevamo proprio delle gare. Ecco, da questa incredibile cultura al linguaggio di Brancaleone. Chi lo inventò il linguaggio di Brancaleone? A Brancaleone devo forse il momento di massima popolarità che ho avuto presso il pubblico
giovanile e infantile, perché era un personaggio mitico, anche mio figlio, il quinto mio figlio, insomma, perché figlio di Diletta e di Luciano Salce, ha vissuto con noi, è un figlio per me, Emanuele Salce, e lui... Che fa il regista. Che ha studiato da regista e che adesso recita anche con me nello spettacolo Anima e Corpo, e che è un ragazzo dotatissimo, e da bambino lui mi vedeva proprio come Brancaleone, bontà sua. Cedetelo passo. Cedetelo passo, tu? No, è a te cedere, io sono cavaliere. E io che sono? Le hai viste le schiere mie? O non hai occhi? Ne ho almeno quanto tu hai la lingua. Allora è lo cervello che ti ammanca. Ma, forse. Ma non lo cove. A piedi o a cavallo? No, no, cavallo no. A piedi. Lo nome mio est Brancaleone da Norcia. Io sono Teofilatto dei Leonzi, famiglia bizantina discendente da Nicefalo I. Ti vedo e ti piango. Taccone! Facci vedere chi siamo, duce! Dico Ascia. Ascia. Scudiero, Ascia. Ancora tanto? Attenzione! Ti dirò, questo è proprio di questi ultimi giorni quasi, cioè che stiamo studiando con Monicelli e con Furio Scarpelli, Age, una possibilità di rifare forse non un film intero ma un episodio, perché ci ho ripensato recentemente e mi piacerebbe per un raccontino così fare il giubileo di Brancaleone.
Perché Brancaleone è una figura di favola, può risorgere, può rinascere. L'abbiamo lasciato nel deserto, nel secondo Brancaleone alle crociate. E lo trovi con i capelli bianchi. Sì, sì. E trovarlo così, vestito così, nelle strade di Roma, secondo me lui passa inosservato nel casino di oggi. Chi la scrisse la sceneggiatura di Brancaleone? Monicelli, Agge e Scarpelli l'hanno pubblicata anche, ed era un'invenzione straordinaria questo linguaggio misto di latino e di... Sì, è uno dei film proprio carini, con questa scoperta proprio di linguaggio, questa mescolanza. Ho scelto volutamente nelle scene dei film dove sei con altri grandi colleghi. Qui c'era Volonté. Volonté. Come no. Anche inusitato Volonté, che nella sua vita ha fatto delle scelte spesso politiche. C'è il divertimento che ha avuto nel recitare. C'eravate tutti in questo. Sì. Poi in un altro, nel primo, nel secondo, mi ricordo, c'era anche Gigi Proietti. Insomma, sì, sono stati coinvolti Adolfo Celi. Gigi Proietti, diciamo, ha questo gusto che avevi tu del passare dal tragico al comico, dell'esercizio della... Che poi è uno strumento straordinario. Ah già, perché lui canta. Canta. Io nel bagno canto benissimo, però... Fuori così mi è capitato, sì, ma è l'unica cosa di cui mi vergogno un po'. Ma tu sei stato ospite di Mina, hai fatto tutto quello che un attore famoso fa nelle trasmissioni. Fai sempre meglio che lavorare, no? A uno spettacolo televisivo portasti tua madre, un'altra volta tutto il condominio nel quale... Sì. E come li convincesti? Ah, niente, ti piaceva, in fondo la televisione è sempre stata... Perché tu dovevi dare quest'aria calamita dell'attore che esagerava sempre, no? Del personaggio. Ah sì, un certo gusto, ecco, questo mi legava per esempio a Marcello, di imparare un po' a autosfottersi, prendere tutto con ironia, anche Altman, che mi ha ripagato più tardi dei miei terribili anni a Hollywood, con cui ho fatto due film interessanti, e la cui filosofia era come quella di Marcello e mia, cioè fare le cose seriamente ma senza prendersi sul serio del tutto. E questo credo che sia saggio. Ora ti propongo il momento dell'incontro con Scola, regista. C'eravamo tanto amati. Bellissimo film. L'ho visto quest'estate, la scorsa estate, devo dire che è uno dei film che tiene ancora. Devo dire che di passato attraverso... Dopo il sorpasso, la marcia su Roma, l'amore difficile, il successo, i mostri, Frenesia, il gaucho, il tigre, tutta una serie di produzioni di Mario Cecchigori. Sì, e io sono stato in esclusiva con lui diversi anni, insomma. E fra l'altro anche ho fatto due o tre film sperimentali o da teatro, ho fatto un unico vero film da regista, che era fra l'altro il debutto di Paolo Villaggio, che si chiamava Senza famiglia, un film che andò bene, ebbe molti premi, ma poi dopo mi sono detto tutto non si può fare. Con Scola su che cosa vi incontraste? Con Scola lui aveva scritto Il sorpasso e poi da allora, e lui fece con me il suo primo film che si chiamava Se permettete parliamo di donne, e poi ne ho fatti 7-8. Tutti per uno per tutti. Ah, Vinello, ah, re della mezza porzione, ah, tempi già vissuti. La miseria ci riavvolge di nuovo tutti nei suoi paterni tentacoli, già, no? Rinasco nel 1950, Gozzano. Eccola. Magari, re della mezza, mi sa che manco te pagamo. E sai che novità? Te ci sei fatto ricco con noi. Ha ripulito tutto il locale. Si aspettava i soldi vostri. Re della mezza, lo sai che in una società evoluta mangiare dovrebbe essere gratuito per tutti? C'è anche Margherita, vedi, e calla. Margherita, aspetta ancora la telefonata di Michele. Però mancano antiche e sparute presenze. Dov'è infatti il suonatore di trombetta? Dove l'implacabile porgitore di accendini? Moccolito. Interessa l'oggetto? Il disegnatore di Madonna. Il venditore di meleotte. E la simpatica battona con una gamba sola a largo di ritorno, va a ricordare. E il frate, coi santini. 5 lire ti devo ancora. Figure che scompaiono. Sigarette? Ah, bravo, dammi 4 stick. 4 stick? A rate. Ma come le va? No, Cristi, io una di Marlboro avvio. Ecco qua. Che fa? Siamo tre. Spartino. Ha fatto le porzioni. Chi è? E questa? Antonio. Sentite. Nicola, Antonio, io
vi devo confessare una cosa. Una cosa che ci potrebbe anche rovinare la serata. Ritengo proprio di sì. E allora lascia verde, vai. Io invece ho una bella sorpresa per voi. Ma ne parliamo dopo. Re della mezza, per secondo... Tre picchiapò. Eccole lì. Io ci vengo sempre volentieri a sto locale perché c'è una grande varietà di scelta. Sono 25 anni che mangiamo picchiapò. 26. Voi vi siete disarmati. Ma io almeno una volta alla settimana andannavo per picchiapò. Picchiapò, picchiapò, ti ricordi? Picchiapò, che sto sesso? E che ne sa? Gianni! Gianni! Migliore di tutti noi. Magari fosse andata così. Beh, anche qui prova d'attori formidabile. È un gran cast. Manfredi, magnifico. Santa Flores, un altro che ci ha lasciato, giovane. Hai detto... Poi la famiglia con Scola, insomma, ha fatto dei bei film anche con Ettore, sì. Qual è la caratteristica di Ettore, quello che ti piace del suo cinema? Beh, lui è molto, molto rigoroso e poi proprio ha un gusto visuale dell'inquadratura. E poi questa mescolanza, ecco, all'italiana proprio, di dire delle cose a volte anche molto importanti, ma sempre con una luce ironica, un miscuglio, un cocktail di bene, di male, di bello, di brutto. Paolino! Ma che stai a fare? Ma non lo vedi come viene? Vieni giù, mamma! Chiudi, chiudi, Patricia! Guarda che figlio scemo che c'hai! Quando è stata l'ultima volta che nevicò? 51? No, 50. Oh! Beh, a te la borsa d'acqua calda, a me no? Te l'avevo chiesto se la volevi anche tu, ma davanti agli altri fai lo stoico. Prestami un po'. E leva questo piede gelato. Cosa pensi? E chi penso? La vita mia non si pensa più. Solo ricordi. Che retorica, proprio da vecchietto. E come sarebbero questi ricordi belli? No, quelli sono i peggiori. Che ti fanno dire era meglio prima, una frase che non bisogna dire mai. No, tutto sommato i migliori sono i ricordi brutti. Sempre contorto il mio professore. Eccolo, eccolo, eccolo. Che cosa? Pensiero. Avanti, dimmelo. Ti voglio bene. E non è un ricordo? Ebbene. Ci voleva la neve. Infatti l'ultima volta me lo dicesti nel 50. Ridammi la borsa. Hai detto, io ho sempre affermato che un attore ha come benzina per il suo mestiere solo la sua vita, le esperienze. E ancora, a volte ho addirittura cercato di fare degli errori, perché il fare degli errori rappresenta la concimazione indispensabile. Credo che si guai a chi non ha fatto mai errori. Io in teatro, insomma, ho avuto una carriera quasi sempre molto... coronata, diciamo, dal successo, però sono contento, per esempio, di quel, più che fiasco, fu una battaglia addirittura, a proposito del Marziano a Roma di Flaiano, che ci tiravano delle cose perché era sicuramente un'opera deliziosa, ma non strutturata teatralmente, era il teatro dove lo feci era sbagliato, era troppo grande. E poi comunque un insuccesso con un valore d'arte e con un artista è meglio che una riuscita con un imbecille. Ecco, questa è un'altra mia teoria. E come regista come ti giudichi? Io? Ma devo dire, Senza famiglia era molto carino, lo girai molto rapidamente, fra l'altro, insomma, lo conosco, so di che si tratta, però ci sono tanti registi bravi e allora, insomma, provo tutto non si può fare, mi pare che viene fuori un pacco tremendo di roba, insomma. Adesso infatti le mie vacanze, i miei ritmi tendono
ad allargarsi. Te lo chiedo perché in teatro tu hai lavorato con Luchino Visconti nella, no, nel sì. Un tram chiamato desiderio. Sì, Oreste, tram chiamato desiderio. Ho fatto 5-6 cose. Con chi era il tram chiamato desiderio? La tua parte era... Era Stanley Kowalski, quella che fece Brando in America, sì. Poi il secondo anno io andai via e formai la mia compagnia. E poi Marcello Mastroianni fece il mio ruolo dell'anno prima, sì. Questo parliamo degli anni 50. Degli anni anche prima, 48-49. Poi hai lavorato con Ronconi. Ho lavorato anche con Ronconi, che fece il suo debutto teatrale come attore, e con cui ho fatto un bellissimo Riccardo III. Di questi registi qual era il genio? Di Visconti qual era la... Ma Visconti aveva una personalità straordinaria. Io ho polemizzato anche con lui, perché c'era un gusto del... come dire, della pantografare il tutto di natura altamente melodrammatica. Infatti io l'ho ammirato sempre, è stata una figura storicamente fondamentale per il teatro italiano. Però più che come regista teatrale o anche cinematografico, lo trovavo geniale nel melodramma, che era la sua natura, in cui ha fatto due o tre cose indimenticabili. E poi Strehler, con cui non c'è stata mai occasione di collaborare, e di cui invece ho sempre ammirato proprio la parte carnale, come un attore, insomma, un orecchio straordinario, con cui però non ci siamo mai esattamente incontrati sul piano, non dico umano, perché siamo in ottimi rapporti, ma insomma forse un senso dell'umorismo diverso. Poi insomma, ripeto, non si può far tutto. Hai avuto una polemica con Carmelo Bene una volta? Sì, ma poi insomma risolta... È l'unica grande polemica della tua vita o ce n'è stata qualcuna forte? Beh no, ti dico, una con Visconti che è durata a lungo e che fu seria, insomma, da entrambe le parti. Ideologicamente? Ideologicamente tesa, ecco. Poi con Carmelo fu una buffonata di due buffoni, così. Al Teatro Quirino, al no? Teatro Quirino, che ci scambiamo degli insulti simpatici, però... Cosa gli dicevi? Credo che Carmelo, che è, insomma, uno che azzanna facilmente, è con me è sempre stato... Insomma, c'è un'intesa... Fra me e lui. Non ci mordiamo. Non ci mordiamo, anche perché siamo nati, lui è più giovane, ma siamo nati il primo settembre, tutte e due, alla stessa ora, quindi ci sarà pure qualche remota consonanza. Ritornasti al cinema americano con Altman. Sì, un grande incontro. Il matrimonio e Quintet. Sì, il matrimonio fu un bel successo. Quintet fu un flop straordinario, di cui però sono fiero perché... Era un film interessantissimo, lui allora beveva pesantemente, poi rischiava, e questa volta il rischio. Ricordo che alla prima di New York andai, si sentiva che il pubblico non ci stava in questa storia bellissima, e il film contiene anche scene magnifiche. La e lui era... a un certo punto si alzò con una manciata di biglietti da $5 e andava in giro nella sala dicendo: guardi, questo film non è per lei, vada qui accanto che ce n'è un altro. Dice, mi sono divertito molto con Altman, che è provvisto del senso dell'azzardo, del gioco. Sì, grande giocatore. Fra tu l'altro. Anche? No, io il gioco no, proprio no. Il rischio io lo gioco su un altro tavolo. Nella professione l'ho adoperato spesso il rischio. Mi perdoni, se ti faccio vedere un pezzettino di Quintet? Un momento. Che cosa vuoi? Sto cercando San Christopher. Su, entra. Lista appartiene a te? Sì. Come l'hai avuta? L'ho trovata. Allora non ti appartiene. L'hai rubata? Ce l'ho, tanto basta. C'è il tuo nome qui. Non mi interessa minimamente. Dovrebbe però. Consta. Sì? Conosco il nome. Morto, assassinato. Francia. Conosco i nomi. Morto, assassinato. Ci sono altre liste? Tu giochi al buio ed è una tattica pericolosa. Non potrai mai capire il disegno finché non sei parte del disegno.
Con questo vuoi dirmi che lo sarò? Certo. Nel preciso momento in cui sarà troppo tardi. Freddo a Montreal in Canada, 30 gradi sotto zero, e alla fine ci portò al polo quasi, con per la scena finale in cui c'era il duello finale, in cui Newman doveva ammazzarmi, no? E lui disse, Altman dice, io non la faccio più, anche perché la neve era sempre quella, potevamo farlo al Terminillo anche. Dice, basta, ho tre camere molto, con molta bobina dentro, ne metto una qua, una là e una là, andate lì e ammazzatevi e non rompete più le scatole. Senti, con un attore come Newman com'è stato? No, molto simpatico lui. Hanno un grande culto di Gassman negli Stati Uniti, eh? Di Gassman hanno un grande culto. Ma devo dire, mi rispettano e insomma, poi insomma sono, ho anche una figlia americana, ripeto, quindi un po' appartengo. Io li rispetto, ma però per capirsi proprio fino in fondo È difficile. Credo che noi italiani siamo complicati e, fra tantissimi difetti, siamo uno dei popoli più veloci. A volte anche troppo, infatti, pigliamo delle capocciate. Ma hai parlato di figli. Era difficile trovare fra la umanità che ti ha voluto bene, anche quella che invece ti ha contestato, qualcuno che fosse un testimone attendibile. Noi abbiamo scelto tua figlia Paola, che mi pare, ti prego di accogliere con tutto l'affetto come e si deve. Paola, ciao bella, come stai? Bene, bene. Ci sediamo su quelle di tenerla sulle ginocchia. Sulle ginocchia. Sono un po' cresciuta. Un po' cresciuta, sì. Paola, non so se abbiamo indovinato tutti i momenti, ma è venuta fuori una storia affascinante di quest'uomo, non contenibile in un programma che pure ha abbastanza lunga, lunga e importante. Sì, sì. Allora, senta che lui presti attenzione. Come l'hai vissuto questo padre ingombrante? Ma l'ho vissuto a fasi. Cioè, probabilmente da piccola, ma forse da piccolissima, devo dire, non mi ponevo troppi problemi. Ho avuto, per fortuna, una madre molto brava in questo, molto ironica. No, credo che, sì, credo che l'ironia di mia madre sia servita molto a smussare certi problemi che indubbiamente ci potevano essere, certo, per la lontananza. Una lontananza che però poi negli anni, a parte che abbiamo riguadagnato un rapporto sicuramente, ma ho ripensato a questa lontananza e quindi a tutti i problemi che... Ma l'ho molto giustificata. Ero piccolo. Era troppo piccolo, veramente. Obiettivamente non gli si dunque, può chiedere. Papà ha detto, agli occhi dei Gassman, Paola, dal taglio obliquo, vagamente asiatici, ma è certo appartenuta come figlia più a te che a me, si rivolgeva a sua madre Nora. Stessa dolcezza ironica, stessa struttura, stesse mani. La mia distratta paternità dei primi anni mi ha impedito di fissare i dettagli della sua crescita. Uno però me lo ricordo, quando mi ricordo che mi piaceva quando era piccolissima, facevo dire un grappolo d'uva, sì, e lei si agitava tutta così e glielo tiravo su, mi piaceva, mi faceva una faccetta. Facevano un po' di angherie, carina, fra carina. Lui e mia madre erano così giovani. Dice però, dire, teneramente dice, l'ho recuperata quando era già una giovane donna, abbiamo fatto a tempo a diventare sempre più amici. Sì, questo è vero. Questo poi è vero. Andiamo anche con questa notizia, dalla tu, che questa sì, è proprio calda, cioè adesso ricollaboreremo. Noi abbiamo avuto un paio di incontri, ma un po' sì, marginali, sporadici. E adesso invece c'è una prova che ci lega molto. Molto bella. Io ho lavorato tanto con Alessandro, forse lavorerò con Jacopo, che mi pare indirizzato pure lui. Sicuramente. Però con Paola, ecco, adesso c'è una cosa. Adesso a me e a Ugo, il mio compagno, ha fatto Ugo Pagliai. Ci ha fatto un bellissimo regalo, intanto ha scritto proprio per noi
una commedia che dal è titolo sul tema Bugie sincere. Bugie sincere. Che rappresenterà nel prossimo anno con gran successo, io mi becco pure i diritti. E poi non solo la scritta, ma naturalmente ci seguirà nel lavoro e nel cammino, e poi addirittura forse comparirà in maniera particolare. Cos'è, una riscrittura del vecchio mito? È un'ultima mia, ultima, prometto, rivisitazione del mito Edmund Kean, che io l'ho fatto in tutte le salse. Poi ho scritto un'altra commedia, così, che ebbe un esito incerto, era un anno così. Ma insomma andò sul pubblico, andò bene, che si chiamava Cesare o Nessuno. Questo è un testo diverso, che mescola un po' tutto, è una doccia scozzese implacabile di farsa e di tragedia, perché la vera vita di Kean fu una tragedia. E qui Ugo Pagliai ha una parte enorme, ma sono sicuro che farà una bellissima cosa, e mi piace, come dire, consegnargli un po' il bastone di questa staffetta. E Paola farà addirittura tre ruoli molto belli, molto diversi, non casuali, perché rappresenterà tutte le donne infelici che hanno vissuto insieme a questo matto geniale. Insomma, in quel primo Kean avevi come assistenti alla regia, realizzato in 3 settimane, sì. Francesco Rosi. Ah, nel film, perché sì. Ho fatto anche un film, sì. Sì. Avevo 2 begli assistenti, cioè Franco Rosi e Giulio Questi, e avevo quel magnifico capo operatore che era Di Venanzo. Direttore di fotografia Gianni Di Venanzo. Sì. Dell'attrice Paola Gassman cosa ha preso? Io credo che, insomma, Paola è un'attrice ormai established, quindi insomma ha la sua compagnia e non sono io a dover dire. Secondo me, ecco, a me piace, per dirlo proprio con sincerità, nelle cose estreme, non mediane, no? Cioè Paola secondo me ha grandissime qualità nella commedia spinta, per esempio in questo Harvey che hanno fatto per due anni, era successo, bravissimo, io proprio ridevo a crepapelle, ed è difficile distendersi quando vedi un familiare lì. E poi c'ha grandi mezzi anche per la tragedia. Beh, qui ha pane per i suoi doppi dentini. Paola, il fatto di essere figlia d'arte l'ha spinta inevitabilmente verso questo? Ma questa è una domanda che mi sono posta naturalmente molte volte e a cui non so rispondere fino in fondo. Dovrei nascere in un'altra famiglia per capire se... È chiaro, soprattutto poi da parte di mamma, perché lui appunto nei primi anni magari c'era meno, c'è tutta una tradizione di attori, perché mia madre... Sì, siamo un bel famiglione, Zacconi, no? Nonno, Zacconi, Ricci, quindi, e quindi Bagno, si parlava di teatro molto, e io sono sempre rimasta affascinata, mi è sempre piaciuto, e ci sono arrivata forse più... col pensiero prima che con quell'impulso meraviglioso che guida. Beh, anche perché nello stesso tempo è una madre. Sì, e ci ho tenuto ad avere una... Sì, è riuscita a alternare le due cose, che non è poco, insomma. Figli quanti? 2 figli e 2 nipoti, quelli che citava. Quelli che sono io miei bisnonni. L'ho reso prima nonno e poi bisnonno. Io mi sono trovato, come spesso capita perché abitiamo vicini, a un ristorante recentemente, con Paola, e c'era tutta la famigliola, sì, compresi i 2 miei bisnipoti, e uno che aveva allora 6 anni e mezzo, Tommaso, io... Matteo. Tommaso, sì, Tommaso è suo figlio. Troppi figli. E allora questo Matteo, non sapevo che dirgli, perché insomma mi sono trovato vicino e gli ho detto, infatti, una domanda cretina, cioè dico, Matteo, quanti anni mi dai? E lui subito, 90. Il che è purtroppo un'approssimazione quasi credibile. A proposito di questo rapporto con la tua famiglia, ho preso un pezzo di affabulazione con Alessandro. Dopo quanti anni hai ripreso affabulazione? La prima volta? Una 10 anni di distanza, sì. Ed è una delle cose di cui sono più fiero, di averlo portato a un grande successo, questo utensile complicato. Da quel momento in poi, anche se la prova poteva fare tremare le vene, Alessandro non è stato più il figlio di Vittorio, ha fatto sì, una sua per carriera. Per fortuna anche lui ormai, come Paola, si è proprio autonomizzato. Devo dire che questo bagno turco che circola adesso così è un bel successo, ha avuto un premio della critica e lui è proprio bravo. Sta facendo una sua... camminano con i piedini loro, ecco. Vediamo, affabulazione. Non
È l'eterno conflitto d'amore e di potere tra il padre e il figlio, il tema di Affabulazione, la tragedia di Pierpaolo Pasolini, che ha debuttato al Teatro della Pergola di Firenze per la regia di Vittorio Gassman. Ma soprattutto alla base del dramma di Affabulazione c'è la sofferenza con cui l'adulto vede sopraggiungere il proprio tramonto, la difficoltà che gli costa il destino ineluttabile dell'avvento delle nuove generazioni sul palcoscenico della vita e della storia, l'istintiva gelosia per i giovani. Pasolini scrisse questo lavoro a metà degli anni 60. Fatto singolare per una vicenda che è ambientata al giorno d'oggi nei dintorni di Milano, il testo è scritto in versi. Lo spettacolo è molto piacevole, anche se qua e là il testo, a volte abbastanza impervio, avrebbe potuto essere sfrondato a tutto vantaggio dell'efficacia del risultato. La rappresentazione, per esempio, potrebbe terminare nel momento in cui la tragedia si compie. La prosecuzione, invece, l'appesantisce e la rende didascalica. Accanto a Gassman, bravissimo nel ruolo del padre, recitano suo figlio Alessandro, Paila Pavese, Giusi Cataldo e Sergio Meogrossi. Problemi religiosi. Ecco qua, la prossima affabulazione semmai la farò con Jacopo. Con Jacopo, certo. E tu però non c'è un ruolo sufficiente per te, quindi... Vabbè. Ma ci incontreremo. Io progetto molto, Io non solo ho fatto tutta sta fracca di roba che è una vergogna, ma progetto. Ma sei diventato ricco. Come tutti i vecchi. Ricco? No. No, sono inevitabilmente. Di Jacopo Webete. Hai detto è stato subito grazioso, solare, lo si direbbe un estroverso, va volentieri fra le braccia di chiunque, ama i colori e le lampade. È rimasto sì, Alessandro ha un Jacopo. Jacopo. Alessandro. È vero, Sì, è vero. E poi è c'è molto impegnativo. Questo, perché, siccome è colto, adesso non mi perdona il minimo errore, alza il dito e mi corregge, giustamente. Ma loro mi proteggono un po' tutti, ormai io mi trovo veramente in una situazione piacevole. Vorrei che durasse ancora, non dico, una quarantina d'anni. Ma certo. Senti, posso chiederti 3 minuti per parlare di Letta? Ma come non? Ne abbiamo già parlato, si inorgoglirà. Dimmi. Di Letta hai detto, la nostra prima luna di miele fu in Inghilterra. Sì. Un paesino di campagna, un vecchio albergo sepolto nel verde. Accanto al camino seguitavamo a parlare e parlare. Io scoprivo limpidamente... che era di Letta, chi era di Letta? Lei mi insegnava chi ero o chi potevo essere io. Sì, sì, perché lei di me credo abbia capito molto. Io di lei, ripeto, come di tutte le donne e di tutti i figli, e poi anche delle altre cose meno importanti, ripeto, non ho capito mai niente. Forse è vero che la mia irrequietezza nasconde qualche persuasione, che una forza è recuperabile al fondo della mia labilità. Poi aggiungi, poi ci sposammo nel municipio di Velletri. Sì, è vero. Dalla campagna inglese al municipio di Velletri. Sì, è vero. Io ho sempre avuto una tendenza al matrimonio. Al matrimonio, sì. Questo ma io trovo che il matrimonio contiene un che di eroticamente interessante. Perché, poi intanto siamo cattolici, bene o male, siamo cresciuti così. Perché il matrimonio è una consacrazione anche legale che permette... permetterebbe ai mascalzoni l'infrazione, l'idea della colpa, che è una delle cose più erotiche, no? Ma tu sai bene, perché insomma anche tu hai scorazzato, è inutile che stiamo qua a fare le prediche. Paola, qual è la cosa che ti intenerisce di Vittorio? Ma forse proprio questa sua... incapacità di capire a volte le cose più semplici. Questo è un complimento, senso, sì, questo fa tenerezza, per cui anche se magari commette degli errori o fa delle cose che potrebbero essere prese per cose magari gravi o potevano essere, poi ti intenerisci perché capisci che c'è una buona fede di fondo. Questo è un brano di Gassman all'asta. Ogni tanto a Vittorio è piaciuto mettere tutto sì. Se stesso, cioè riunire il tutto. Bagaglio, il sì, bagaglio, la svendita. E svenderlo, no, non svenderlo. Come no, lì ero sempre ubriaco in questi 6 giorni all'asta. E allora una sera ho cominciato a regalare così, ho dato via un oggetto che mi piaceva moltissimo, un pugnale appartenuto a Giovanni Grasso. Poi mi sono pentito, ma era troppo tardi. Morte, folletto, bomba satiro, bomba morte, tartarughe. Che esplodono sopra Istanbul, la zampa del giaguaro che balza
per affondare presto nella neve artica, pinguini piombati contro la Sfinge, Santa Sofia che si spella sopra il Sudan, morte, come dire, morte sportiva. I templi dell'antichità, no? Finite le loro antiche rovine, elettroni, neutroni, protoni che raccolgono capelli, esperidi che percorrono il dolente golfo dell'Arcadia, che raggiungono timonieri di marmo, che entrano nell'anfiteatro finale con un senso di imnodia di tutte le Ilio, annunciando torce di cipresso e tuttavia conoscendo Omero con passo aggraziato. Ecco, la squadra del passato in visita, la squadra del presente in casa, lira e tuba insieme congiunte, odi, verstalsada, oliva, uva, galassia di gala, usciere, togato e in alta uniforme. Oh, felici posti a sedere, i mezzi grandiosi. Applausi, gridi, fischi eterei, la presenza bilione del più grande pubblico, il pandemonio di Zeus. Via! Tu hai, questa era bomba di Corso. Sì, di Greco di Corso. Tu hai detto anche che ti piace, ci unisce, non so con quale regista, un piacere anche della cialtroneria, che in un attore così serio come ma te sì, sembra... Un po' di... insomma, Shakespeare insegna, al momento più alto delle sue tragedie arriva sempre o il clown o qualcosa di terragno che mescola, che apre... Quello che hai trovato con Risi. Sì, con Risi, ma ne abbiamo fatte di cialtronate belle. Sì. Mal di parola è uno dei, è l'ultimo tuo libro, no? No, anche lì ho esagerato. Ce n'è. No, l'ultimo è Lettere d'amore sulla bellezza, che ho scritto insieme a Giorgio Soavi, e devo dire, insomma, stanno andando bene, ma ripeto, io, siccome mi piace scrivere, io domani comincio un romanzo. Cioè, in realtà sì. Tu hai trascorso tutti questi anni sperando di poter un giorno scrivere e essere credibile. Sì, forse sì. Nella seconda vita che io avrò, scriverò. Soprattutto ogni tanto dirò qualche verso, tanto per non perdere l'abitudine. 10 storie che raccontano con gioia la malinconia. Sì, quello lì è un libretto a cui tengo molto, perché fra tutti quelli che ho pubblicato negli ultimi 12 anni, anche con un certo esito, è quello che ha meno a che fare, quasi niente, con l'autobiografia. Sono proprio invenzioni, sono dei racconti curiosi, un po' certo mi assomigliano indirettamente, perché sono racconti un po' maniacali, io sono chiaramente un maniaco pazzo, e quindi è un libro a cui sono affezionato. Però ora, ecco, ti do un'anteprima di questo che comincio domani e con cui spesso dico che spero di disturbare le ceneri di Tolstoi nella tomba. cala. E dunque si chiamerà, non so ancora se sarà un romanzo o un dramma, ma il titolo lo so, perché so le tre tematiche che vorrei. Si chiama Il pavido, l'eccentrico, lo stupido. Beh. Vittorio, c'è qualcosa che secondo te è un sonetto, una cosa che hai nella tua sterminata memoria ti viene in mente, che mi aiuti nella mia modestia di giornalista che domanda a chiudere questo lungo viaggio dentro Vittorio Gassman? Una... Sì, qui la scelta è vasta, però ne so uno conclusivo e michelangiolescamente bello di Belli, che credo che è un poeta straordinario. È l'unico nei miei tanti recital, è l'unico che io metto accanto a Dante, perché Dante c'ha la castagna, dopo e prima è meglio un di niente. Insomma, Belli regge, perché a suo modo... ed ha un sapore proprio ed di congelo. Ed è per questo che ti stanno continuando a premiare. Sì, adesso sì, anche sì, il più grande premio del è un momento, io in genere cerco amuleti, ma insomma... questo premio spagnolo, sì, questo Principe di Asturias. È il massimo credevo, al mondo. Sì, devo dire, un premio molto importante. Per la gente di lingua spagnola. Io non lo capivo bene, insomma, ma l'ha avuto per la prima volta un italiano l'altro anno, era Montanelli. E poi, insomma, io... stavo lì così, poi ho avuto il telegramma del re di Spagna, del principe. Immaturità. Allora, sì. Poi, proprio in questi giorni, è arrivato il premio Simoni, che è un premio di una giuria molto qualificata. Sì, è un momento terribilmente fortunato. Ah, qua c'è una bella anatrocca. Tocchiamo legno. Dunque, Belli conclude bene, perché dice così, parla di quello che ci sarà, e ci sarà qualcosa, dopo la morte, dice...
Quattro agnoloni con le trombe in bocca se metteranno uno per cantone a sonà. Poi con tanto devocione cominceranno a dire fora a chi tocca. Allora viene su una fila strocca di scheletri dalla terra a pecorone per ripiare figura di persone come pulcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parti, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli e come si sannassi a letto smorzeranno le lumi e buonasera. Paola, grazie. Grazie. E grazie a Vittorio, grazie che a te. Mi ha concesso ancora una volta un grande momento di generosità. Siamo amici e poi sei bravo. Veramente. Allora noi ci alziamo e, come si dice nel gergo, exit. L'uscita è in fondo adesso. Ah, no? Sì. Ecco qua, mettiamo Paola in mezzo. Paola, grazie. Grazie a te, veramente, complimenti. La musica. La musica è, insomma... Gassman cantante non l'abbiamo mai sentito. No, quella è l'unica cosa di cui non mi vergogno. Ho superato tutti i pudori e i rossori, ma di cantare veramente sento tuttora una vergogna. L'unico pezzo che canto con una certa sicurezza è l'aria del baritono dal ballo in maschera, però non vedo un'orchestra degna di questa non abbiamo prestazione, potuto, ci devi scusare. E allora temo che dovrò piegare la tua musica. Vogliamo provare Maruzzei? Io ti do... Madonna, signori, questo Maruzzella, è un momento tremendo per me. È inaspettato. In prima assoluta. Dovrai cambiare 4-5 volte la tonalità perché non ci arrivo. Vabbè, vai, canta con me, Maruzzella. È troppo alta per me. Marcella,